Buongiorno a tutti. L'obiettivo di questa lezione è definire la user experience che i nostri sistemi devono avere. Quindi l'obiettivo è quello di sviluppare una progettazione di tipo user-centered, cioè mettere il punto di vista dell'utente al centro del nostro sviluppo del sistema. Quindi vogliamo definire quali sono le regole per poter fare questo tipo di design e poi vogliamo integrare queste regole all'interno dello sviluppo del nostro sistema informativo. Quindi se noi prendiamo un'interfaccia grafica, vediamo che è una parte del nostro sistema informativo. Quindi pensando al sistema come questo rettangolo blu, vediamo che l'interfaccia è questa parte definita in grigio ed è la parte del nostro sistema che interagisce direttamente con l'utente. Quindi vi ricorderete nella narrativa dei casi d'uso che stiamo affrontando proprio in questi giorni, voi state impostando un botta e risposta tra sistema e utente. Bene, questo botta e risposta rappresenta il dialogo che c'è tra l'uomo e la macchina. Quindi, come avviene questo dialogo? Beh, avviene attraverso degli input, quindi delle azioni che l'utente fa sull'interfaccia del sistema, e poi questi input saranno dati in pasto al sistema che in qualche modo li elabora, e poi vengono forniti degli output, quindi delle risposte, e queste risposte vengono date all'utente. Quindi, come si fa ad interagire? Beh, innanzitutto se si parla di input, quindi avremo dei dispositivi che possono interagire con le mani dell'utente, quindi tastiera, mouse, joystick, touchscreen, tavolette grafiche, guanti, riconoscimento di scrittura, eccetera. Quindi tramite questi dispositivi l'utente può inserire delle informazioni. Attraverso dei dispositivi di riconoscimento vocale l'utente può dare dei comandi vocali al nostro sistema, oppure tramite dei dispositivi di eye tracking, attraverso lo sguardo, l'utente può cercare di interagire con il nostro sistema, oppure attraverso dei sensori possono anche riuscire a identificare la postura dell'utente. Mentre invece poi il sistema come fa a comunicare con l'utente? Beh, deve interagire con i sensi dell'utente, quindi con la vista, con l'udito e con il tatto. Quindi ci sono dei dispositivi, ad esempio quelli più classici, schermi, video, stampanti, occhiali, che possono interagire attraverso la vista dell'utente. I dispositivi sonori di sintesi vocale interagiscono con l'udito, mentre i guanti possono interagire con il tatto. Per cui vedete che l'utente interagisce con il sistema attraverso dei dispositivi. Quindi, se noi pensiamo a dei livelli di complessità, noi possiamo vedere che abbiamo della complessità funzionale e della complessità strutturale. Quindi la complessità delle funzioni che possono essere fatte con un particolare dispositivo e la complessità strutturale rappresenta quanto è complesso il dispositivo. Quindi se noi immaginiamo un coltello, abbiamo una complessità strutturale molto semplice e bassa, perché comunque il coltello è formato da una lama e da un manico, quindi non è così complicato da produrre. Mentre invece la complessità funzionale che abbiamo attraverso, ad esempio, un coltello svizzero, benché sia sempre facile da costruire, è possibile fare più cose, quindi abbiamo più attrezzi che ci consentono di fare più cose. Mentre invece se pensiamo a un orologio abbiamo una complessità strutturale molto alta perché all'interno l'orologio è fatto da molti pezzi, di conseguenza è difficile da fare, però a livello di funzioni fornisce l'ora, niente di più. Se noi invece pensiamo a uno smartphone, beh, uno smartphone è molto complicato da produrre e fornisce tantissime funzionalità. Mentre invece se noi andiamo ad analizzare la complessità funzionale attraverso la complessità di utilizzo di un certo dispositivo, beh, abbiamo che ad esempio utilizzare un orologio è facile perché una volta che si sa l'ora diventa molto semplice utilizzarlo. Mentre invece la complessità, diciamo, di utilizzo rapportata alla complessità funzionale, abbiamo per esempio uno smartphone che
fornisce molte funzioni ed è anche facile da usare. Potrebbe essere complicato, un po' più complicato da usare un coltello oppure un pugnale oppure un coltellino svizzero in rapporto alla complessità delle funzioni che possono fare. Quindi, ad esempio, dal punto di vista delle funzioni è molto semplice, quindi fornisce una funzione semplice, ma bisogna imparare ad usarlo, mentre invece per quanto riguarda un coltellino svizzero abbiamo la possibilità di avere un'elevata complessità funzionale, quindi possiamo fare tante cose, ma e dobbiamo anche imparare ad utilizzare tutti questi dispositivi. Per cui possiamo rappresentare queste tre complessità su un grafico a tre dimensioni e quindi dobbiamo capire quindi dove si pone il nostro sistema su questi tre assi. Quindi naturalmente quando dobbiamo rapportarci con il nostro cliente dovrà fornirci una lista di funzionalità che il nostro sistema informativo deve avere. E sicuramente questa lista sarà formata da tantissime funzionalità che il nostro sistema deve avere. Però effettivamente poi la persona deve imparare ad usarlo, quindi se noi forniamo tantissime funzionalità, poi dopo dobbiamo essere sicuri che il nostro utente sia in grado di utilizzarle. E quindi poi questo fumetto poi finisce con una battuta dicendo ok, a tutte queste funzionalità bisogna comunque anche aggiungere che sia facile da usare. Chiaramente, questo è un po' la sintesi di quello che ci si trova a fare quando si va a progettare un sistema molto complesso, perché oltre a fornire tantissime funzionalità, bisogna fare in modo che queste funzionalità siano molto, facili da utilizzare per il nostro utente. Quindi quando andiamo a progettare l'usabilità del sistema, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere un'elevata complessità funzionale strutturale all'interno del sistema informativo, ma la nostra interfaccia di fatto agisce da filtro, quindi cerca in qualche modo di semplificare tutte le operazioni che possono essere eseguite all'interno del nostro sistema. Quindi, per esempio, se ci sono dei calcoli molto complessi, la nostra interfaccia grafica consente all'utente di inserire facilmente i dati di partenza e poi fornirà un risultato che sarà dato da magari calcoli molto complicati che però si traducono in azioni semplici per l'utente perché riesca ad utilizzarlo. Quindi, se noi pensiamo alle tecnologie di interazione che ci sono tra uomo e macchina, possiamo partire dagli anni 60 e arrivare fino ai giorni nostri e vedere come questi sistemi di interazione si sono via via completati. Quindi già solo dalla telescrittura si è passati ai dispositivi wearable, quindi passando per i dispositivi mobili, browser e personal computer. Quindi vedete che l'evoluzione tecnologica ha portato alla produzione di diversi sistemi. Quindi noi quando progettiamo i casi d'uso stiamo già iniziando comunque a pensare a livello user goal, quindi vogliamo capire qual è lo scopo per cui l'utente utilizza il nostro sistema informativo. Quindi già noi con lo user goal andiamo a dire perché l'utente sta usando il sistema e poi capiremo che l'utente utilizzerà attraverso dei dispositivi di input l'interfaccia utente e l'interfaccia utente fornirà attraverso dei dispositivi di output delle informazioni all'utente. Quindi se noi pensiamo al modello di Norman, vediamo che una volta che abbiamo definito lo scopo per definire lo scopo dell'utente, noi cosa dobbiamo? Dobbiamo formalizzare l'intenzione, quindi perché l'utilizzo del sistema, quindi dobbiamo specificare che azione deve compiere l'utente attraverso il sistema informativo, come fa ad eseguirla, quindi cosa fa sull'interfaccia grafica di fatto l'utente, e poi una volta che si ha l'elaborazione richiesta, bisogna capire effettivamente. L'interfaccia grafica deve percepire in qualche modo lo stato del mondo, quindi capire effettivamente che cosa deve fare per fornire il risultato. Una volta interpretato, deve valutare il risultato che il sistema informativo dà. Quindi praticamente se il sistema informativo ci restituisce 3, io devo capire se questo 3 sono gradi centigradi, sono un voto di mio figlio che fa il liceo, oppure se sono 3
elementi che ho comprato all'interno di uno store online. Quindi, se penso quindi a questo modello, possiamo vedere, ad esempio, questo libro che è La caffettiera del masochista, fatto da Donald Norman, e quindi praticamente naturalmente questa caffettiera fa perfettamente quello che deve fare, perché sarà perfettamente in grado di fare il caffè, però vedete che la maniglia è messa dal lato sbagliato, quindi per utilizzarla è un grosso problema, perché o ci si scotta oppure si rovescia in maniera incontrollata il caffè. Quindi questo, diciamo, disegno rappresenta poi quello che è il motivo per cui noi dobbiamo soffermarci sul progetto di una interfaccia grafica. Quindi il motto dell'usabilità è non farmi pensare. Quindi io devo fare delle azioni che per me diventino il più naturali possibili. Quindi se io penso ad esempio a un fornello, se io fornisco questo layout, quindi ho quattro piastre messe in questo modo, se io già con gli azionamenti per queste piastre io li sposto leggermente in avanti, riesco già a capire che per esempio questo azionatore si riferisce a questa piastra. Perché? Perché sto capendo che è posizionato leggermente in avanti, di conseguenza riesco a capire che posso utilizzare questa piastra. Se invece faccio in questo modo, anzi le posiziono magari anche un po' più indietro, non riesco a capire se effettivamente questa è da considerarsi questa qui oppure quest'altra. Per cui già solo con dei piccoli passi o con delle piccole soluzioni posso cercare di dare qualche indizio all'utente a riguardo di come utilizzare l'interfaccia del mio sistema. Quindi, per esempio, se noi pensiamo anche a questo dispositivo per la raccolta differenziata di rifiuti di tipo elettrico, vedete che è abbastanza complesso perché ci dà tantissime informazioni. E io devo cercare di tradurle per capire effettivamente dove andare a mettere il tipo di rifiuto. E quindi, per esempio, se io ho un CD-ROM, lo potrò infilare in queste fessure. Se io ho una luce di questo tipo, la dovrò inserire in quest'altra fessura. Però vedete che, ad esempio, come già questo dispositivo viene utilizzato ci fa capire che non è molto chiaro, perché qua vedete quanto sono rovinate queste placche di metallo, quindi vuol dire che l'utente non l'ha utilizzato nel modo corretto, e quindi qua vediamo che ad esempio una persona ha inserito un rifiuto per esempio un neon all'interno delle cartucce per le stampanti. Quindi qui in questo modo è stato utilizzato il sistema nel modo sbagliato. Quindi si può pensare che questa interfaccia, che non è chiaramente un'interfaccia grafica, è un'interfaccia che il sistema ha con questo tipo di sistema, che non è sistema informatico, però questo ci fa capire come utilizzare un'interfaccia sia importante per poter utilizzare correttamente il sistema che io sto progettando. Un'altra cosa di cui io devo tenere conto è il feedback che l'interfaccia mi dà all'utente. Quindi se io penso ad esempio al caricare un'immagine su un sito web, se io non do un feedback all'utente di a che punto sono nel caricamento di questa immagine, l'utente potrebbe pensare che il sistema si è bloccato. Quindi potrebbe essere utile, ad esempio, anche solo una barra di avanzamento, giusto per far capire all'utente che il sistema sta lavorando, e quindi dare una percezione che questo sistema in qualche modo non si sia bloccato. Quindi, quando si parla di user experience, noi dobbiamo dire che comunque un sistema sia utile, sia utilizzabile, abbia un valore, sia credibile, accessibile, desiderabile, cioè comunque ci sono queste caratteristiche che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a progettare un sistema. E ci sono diverse discipline che sono coinvolte nella creazione di questa user experience. Quindi abbiamo ad esempio lo user experience design, quindi andare a progettare
Quindi capire come pensa e cosa prova l'utente quando utilizza il nostro sistema. Abbiamo l'information architecture che quindi ci dice come il sistema è organizzato, quindi come organizzare le informazioni, quindi capire effettivamente come gestirle, poi capire come progettare la user interface, quindi come organizzare il contenuto all'interno dello schermo e poi l'interaction design, quindi come l'utente deve interagire, quindi come l'utente e il device devono reagire l'uno con l'altro. Quindi se noi pensiamo ad esempio a un telecomando con 1000 bottoni, beh, magari per noi risulta abbastanza semplice cercare di capire le informazioni, ma se probabilmente diamo lo stesso telecomando al nostro nonno, lui comincerà a aprire il libretto di istruzioni perché si troverà in difficoltà da tutti questi bottoni quando in realtà lui vorrebbe solo accendere la televisione e cambiare qualche canale, no? Quindi questo vi dà una impressione, per esempio, di cosa significa avere un sistema tutto sommato che fa delle operazioni, magari tante, ma tutto sommato molto semplici, e mettere un'interfaccia tantissimi bottoni che per qualche persona possono essere un problema nel suo utilizzo. Quindi quando andiamo a progettare un'interfaccia grafica o comunque un'interfaccia uomo-macchina, abbiamo un approccio tradizionale, ad esempio se noi ipotizziamo di progettare un ascensore, noi ci mettiamo dal punto di vista delle funzionalità che questo ascensore deve avere. Quindi di fatto diciamo allora l'ascensore deve andare al piano X, si devono aprire e chiudere le porte, si deve fermare e deve far suonare l'allarme in caso di problemi. Quindi queste sono le funzionalità che il nostro ascensore deve avere. Se invece noi andiamo a utilizzare un approccio utilizzato, un approccio orientato incentrato sull'utente, quindi di fatto dobbiamo dire quali sono le funzionalità che l'utente vuole avere. Beh, lui deve essere in grado di chiamare l'ascensore, deve poter entrare, deve poter selezionare un piano, deve poter fermare l'ascensore se decide che a un certo punto si deve fermare, deve chiamare, in caso di aiuto, in caso di emergenza e deve poter uscire. Quindi vedete che queste funzionalità possono essere mappate su queste funzioni, le funzionalità richieste dall'utente possono essere mappate sulle funzionalità che sono proprie dell'ascensore. Però vedete che il punto di vista è diverso, quindi qui ci dobbiamo focalizzare su cosa deve fare l'utente e di conseguenza poi deriviamo le funzioni che deve avere il nostro sistema. Quindi in questo caso, se noi dobbiamo vedere come l'utente interagisce con il nostro sistema, quindi come interagisce con il nostro ascensore, beh, allora abbiamo questa pulsantiera che questa prima di sinistra ci consente di chiamare l'ascensore, poi una volta che l'ascensore è arrivato, le porte sono aperte, noi possiamo entrare, quando abbiamo selezionato il piano, quindi poi possiamo salire. Se per caso ci accorgiamo di aver commesso un errore o in caso di emergenza possiamo fermare l'ascensore, possiamo chiedere aiuto ed infine, quando siamo arrivati al piano, possiamo uscire e quindi le porte si aprono. Quindi, se noi cominciamo a complicare il caso dell'ascensore, quindi con ascensori che possono fornire più funzionalità, beh, possiamo già avere questa prima interfaccia che serve a chiamare l'ascensore e che a volte, per esempio, potrebbe già creare qualche problema, perché qual è il bottone che io devo schiacciare per poter chiamare l'ascensore? Beh, se voglio salire dovrò schiacciare la freccia in alto e se voglio scendere devo schiacciare la freccia in basso. Quindi questo vuol dire che se un ascensore, io sono al secondo piano, un ascensore deve andare al terzo, io devo scendere, prima di fermarsi al mio piano, al secondo piano, arriverà al terzo e poi scenderà e mi farà scendere. Quindi questa è una funzionalità che viene fornita in più rispetto a una chiamata tradizionale. Oppure possono esserci chiaramente più piani e possiamo anche avere delle funzionalità che ci consentono di aprire o chiudere le porte. Ad esempio, questo può essere anche un esempio di
una interfaccia che non è chiarissima, quindi per quale motivo l'1 sta allo stesso livello del 2 e il 3 allo stesso livello del 4, cioè quindi non dà l'idea all'utente di quattro piani uno sopra l'altro, verrebbe quasi da pensare che il piano 1 sia a fianco del piano 2, ma questo sicuramente non è, cioè non è così, sarà solamente una scelta dovuta a cosa? È un qualcosa che è dovuto probabilmente ai portatori di handicap, quindi non far andare troppo in alto i bottoni per fare in modo che anche chi è su una sedia a rotelle riesca comunque a schiacciare il piano 5. Però chiaramente questa funzionalità non è chiara, quindi avrebbero comunque potuto mettere tutti i piani su uno stesso livello per non dare questa sensazione che potrebbe non corrispondere alla realtà. Quindi di fatto quando andiamo a fare un design dove mettiamo al centro l'utente, beh, quindi abbiamo l'utente, quindi l'utente ci aiuta a specificare i requisiti utente e organizzativi, quindi poi è sempre coinvolto nella produzione di soluzioni di progetto, quindi vedremo che andremo a fare dei mock-up, andremo a fare dei prototipi che l'utente andrà a validare. Poi, una volta che questi prototipi sono stati validati, si arriverà ad implementarlo e se va bene, quindi poi si chiederà all'utente di validare quello che è stato fatto e in aggiunta dovremmo capire e specificare il contesto di utilizzo. Quindi l'utente ci aiuta a definire in che contesto l'utente, il nostro sistema informativo sarà utilizzato. E com'è possibile definire questi requisiti con l'utente? Ci sono diverse tecniche, quindi ci sono dei questionari, che quindi con dei questionari io riesco a rispondere a delle domande specifiche. Hanno dei vantaggi, quindi possiamo raggiungere tante persone, quindi io faccio un questionario, lo spammo in giro a tanta gente e poi otterrò delle risposte, ma il questionario di per sé deve essere progettato con grande accuratezza perché altrimenti le risposte potrebbero non essere così tanto informative. E un altro svantaggio del questionario è che posso avere un tasso di risposta molto basso. Poi posso altrimenti fare delle interviste individuali, quindi andare a approfondire determinati aspetti del problema, quindi vedere determinati punti di vista. Quindi attraverso un'intervista io posso guidare le domande, quindi posso vedere a un certo punto dove va a parare l'intervista, quindi posso approfondire alcuni aspetti. Magari ci sono degli esperti, quindi con degli esperti posso andare a approfondire determinati aspetti, mentre se uno non è un esperto vado ad approfondirne altri, mentre lo svantaggio chiaramente è il tempo, perché se devo intervistare delle persone ho bisogno di molto tempo per poter effettuarne molti e poi in alcuni aspetti che possono essere magari aspetti privati potremmo non ottenere delle risposte veritiere per problemi di riservatezza oppure anche dei problemi di espressione. Possiamo invece fare dei focus group, quindi focus group vuol dire che abbiamo un gruppo di persone che devo scegliere in maniera corretta, quindi probabilmente devo riuscire ad avere diversi punti di vista all'interno dello stesso focus group e quindi poi posso attraverso un focus group capire, posso avere focus group può convergere su alcuni punti oppure posso avere dei punti di conflitto. Un focus group può arrivare con una soluzione proposta, però chiaramente come svantaggio è che ho bisogno di molta esperienza per poterlo guidare e ci possono essere delle persone all'interno del focus group che dominano la scena, di conseguenza ci possono essere delle persone che non riescono a esprimersi al loro interno. Poi posso fare delle osservazioni sul campo, quindi posso capire direttamente sul campo che cosa succede, quindi io mi posso nascondere all'interno di un contesto e osservare quello che accade, quindi io qui riesco a capire effettivamente come il mio sistema viene usato, quindi immaginiamo di essere in un aeroporto e di capire come gli utenti utilizzano un totem per ad esempio la stampa del biglietto, quindi del check-in automatico, quindi posso vedere le reazioni che gli utenti hanno nell'utilizzare il nostro sistema. Però chiaramente se noi immaginiamo di avere una persona che si metta ad osservare degli utenti per un
periodo di tempo abbastanza a lungo, possiamo capire che posso avere dei costi molto alti. Poi posso avere dei suggerimenti, infatti voi potete immaginare anche solo utilizzando dei servizi web che spesso vi chiedono la vostra opinione, quindi avete delle pagine, la vostra opinione conta, eccetera, eccetera, quindi andare a capire cosa pensano i propri utenti. Come vantaggio abbiamo che abbiamo dei bassi costi di raccolta e possono anche essere molto specifici, però normalmente si fanno una volta ogni tanto, quindi noi non possiamo continuamente andare a chiedere l'opinione all'utente, altrimenti stanchiamo il nostro utente e non ci risponderà più. E poi posso andare a fare delle analisi delle concorrenze oppure delle best practice, di conseguenza posso capire come gli altri hanno affrontato il problema e cercare in qualche modo di accodarmi a queste situazioni per evitare di reinventare ogni volta la ruota e o chiaramente per cercare di ottenerne un vantaggio competitivo, quindi cerco di sfruttare dove gli altri hanno già fatto degli studi e io riparto da lì e quindi cerco di approfondire altri aspetti. O altrimenti, come svantaggio posso avere che fare un'analisi di mercato è costoso e chiede molto tempo e molte risorse. Quindi quali sono gli obiettivi del mio, design? Beh, allora posso creare degli sketch. Posso creare dei wireframe, dei componenti statici e dei functional mockup. Noi cercheremo di arrivare a definire dei mockup nel nostro sistema. Quindi facciamo dei mockup che cercano in qualche modo di simulare il funzionamento del nostro sistema. Quindi noi ci troveremo a lavorare con questi tre tipi di interfacce tipiche, che sono quella web, quella desktop e quella mobile. Quindi potremmo avere esercizi dove ci viene chiesto di progettare l'interfaccia grafica per queste tre tipologie di interfacce. Quindi, quali sono le problematiche che si affrontano nel fare questo tipo di lavoro? Beh, dobbiamo capire come sono collegati gli elementi tra di loro, come questi elementi sono percepiti dai nostri utenti e che cosa deve avere visibilità immediata e quindi come possiamo fare in modo di avere il minor numero possibile di operazioni per poter arrivare al nostro obiettivo. Quindi, quando noi andiamo a progettare dei prototipi, di fatto noi cosa facciamo? Noi facciamo una versione modificabile estensibile, facciamo un modello estensibile del nostro sistema e quindi andiamo a far vedere le possibilità che questo sistema può avere. Quindi potremmo anche andare a implementarne delle piccole parti. Quindi di fatto noi cosa faremo? Andremo a fare delle interviste, faremo delle richieste, analisi di prodotto, quindi tutte quelle cose che abbiamo definito in quella tabella poco tempo fa, quindi esploriamo il sistema, poi cerchiamo di stendere i requisiti e poi andiamo a revisionarli ed eventualmente a farli approvare dal nostro utente. Quindi noi cosa avremo? Avremo un documento di requisiti, poi abbiamo un piano di qualità, un prototipo di navigazione, un prototipo di comunicazione, un prototipo funzionale, un prototipo editoriale e poi infine avremo il sistema online. Noi cercheremo di andare a definire queste parti, no? Quindi col documento dei requisiti e abbiamo il piano di qualità e tutta la prima parte che abbiamo fatto, quindi nella ingegneria dei requisiti, quindi requisiti funzionali, non funzionali, andiamo a definire questa tipologia di documento, poi abbiamo dei prototipi, quindi andremo in qualche maniera a fare delle prime parti del sistema e poi arriveremo poi effettivamente con il sistema online. Quindi se noi abbiamo un prototipo, noi dobbiamo capire qual è l'obiettivo del nostro prototipo, quale funzionalità copre, quanto è affidabile il nostro prodotto, effettivamente l'utilizzo, quindi andiamo a far capire qual è l'utilizzo che noi possiamo avere del nostro prototipo, quanto completo funzionalmente è e poi andiamo a vedere effettivamente la durabilità del nostro sistema. Quindi se noi pensiamo al proposito, quindi all'obiettivo che il nostro deve avere, noi cosa vediamo? Possiamo valutare il ruolo, quindi qual è il ruolo del nostro prodotto nella vita dell'utente, poi
Possiamo valutare l'interfaccia, quindi l'interazione tra utente e prodotto, e poi andiamo a valutarne l'implementazione, quindi gli aspetti tecnici. Quindi poi quando andiamo a vedere la coverage, possiamo fare una coverage globale, quindi andiamo a fare un prototipo per il sistema, per l'intero sistema, però chiaramente, se dobbiamo fare un prototipo dell'intero sistema, noi dovremo praticamente implementare qualche funzionalità, quindi a livello molto, ad alto livello tutte le funzionalità, quindi non può essere completo. Quindi andiamo ad abbozzare tutte le funzionalità per dare una visione d'insieme di come sarà il nostro progetto, e invece se andiamo a fare una coverage di tipo locale, andremo a definire magari nel dettaglio una singola funzionalità, quindi andiamo a fare un prototipo di tipo verticale, quindi andiamo a focalizzarci su una singola funzionalità. Poi possiamo avere una fidelity, low fidelity, high fidelity, quindi praticamente quanto è rappresentativo. Quindi se a low fidelity andremo a fare un set di disegni giusto per abbozzare, quindi faremo dei mock-up non funzionanti, quindi per dimostrare cosa vogliamo fare. Se invece un prototipo deve essere ad high fidelity, allora andremo a fare degli screenshot, andiamo a simulare le interazioni tra le varie schermate, e poi andremo a addirittura possiamo arrivare a produrre un modello funzionante. Quindi andiamo a fare effettivamente una mini versione del nostro sistema informativo che dà all'utente l'idea di come potrà funzionare. Poi se vogliamo vedere la functional completeness possiamo appunto fare un prototipo orizzontale, verticale, diagonale, quindi orizzontale, alto livello, tutto sistema, verticale, una sola feature in dettaglio, diagonale. Diamo una visione d'insieme di tutto e poi ne approfondiamo solo alcune. L'utilizzo di questo prototipo può essere statico, dinamico, interattivo, quindi statico abbiamo solo delle schermate che non è, di cui non è possibile fare alcuna interazione. Dinamico, quindi vuol dire che facciamo un video e quindi facciamo un sistema finto che però dà l'idea di che cosa si può arrivare a fare. Oppure andiamo a fare un qualcosa di interattivo, che potrebbe essere fare degli storyboard e dei diagrammi che attraverso dei click si riesce comunque ad avere una sorta di interazione per far capire all'utente come dovrà interagire con il nostro sistema. A livello di durabilità, dobbiamo vedere quanto poi questo prototipo è utilizzabile, quindi se è un qualcosa di tipo esplorativo, quindi facciamo un qualcosa di rapido, giusto per far capire i requisiti o per capire le diverse possibilità di progetto dell'interfaccia, o già solo per fare dei piccoli studi su un sistema più grande. Quindi di fatto qualcosa di tipo esplorativo dura poco. Da un punto di vista sperimentale possiamo fare un prototipo che serve per validare le specifiche, e poi possiamo fare un prototipo di tipo operazionale, che quindi è qualcosa di interattivo che può essere ridefinito man mano che il sistema evolve. Quindi quello operazionale ci accompagnerà molto probabilmente per tutto lo sviluppo del progetto, perché man mano che lo validiamo andiamo ad aggiungere delle informazioni. Quindi quando siamo allo step zero del nostro design, noi andiamo a fare uno sketch. Quindi per esempio andiamo a fare dei piccoli disegni che ci fanno capire quali sono i concetti principali che rappresentano il nostro sistema e come questi concetti possono essere collegati l'uno all'altro. Poi possiamo anche andare a fare degli storyboard, quindi andiamo a definire delle schermate e poi andiamo a collegarle con delle frecce l'una all'altra, oppure andiamo ad esempio a far vedere delle schermate, poi le colleghiamo insieme e poi diamo delle informazioni aggiuntive. Quindi questi possono essere un qualcosa di più evoluto. Poi dobbiamo avere delle metriche di usabilità, quindi capire come valutare l'usabilità del nostro sistema. Quindi abbiamo la facilità con cui l'utente può imparare a utilizzare il sistema, l'efficienza di utilizzo del sistema, la memoria, quindi quante informazioni riesce a gestire, la frequenza e la
gravità degli errori che vengono commessi dagli utenti nel loro utilizzo e poi il livello di soddisfazione. Queste metriche sono molto utili, se collezionate correttamente, per poter capire se il nostro sistema è effettivamente facile o difficile da usare. Quindi, come possiamo costruire una navigazione? Qual è l'ordine in cui questi sistemi devono essere, queste informazioni devono essere lette? Quali elementi bisogna visualizzare, quali no? E quindi abbiamo la possibilità di rispondere alle domande attraverso l'utilizzo di questi dispositivi. Possono essere mockup oppure dei wireframe. Quindi la stessa pagina può essere rappresentata utilizzando un mockup, che quindi è un qualcosa di più astratto, quindi riesce a rappresentare la disposizione degli elementi, però vedete che gli elementi sono rappresentati non nella maniera in cui sarebbero rappresentati nella schermata. Quindi qui abbiamo, con un wireframe, andiamo a disporre gli elementi già con la grafica del sistema per cui stiamo progettando. Quindi se il mockup vale per Windows, Android, Linux, Java e tutto, quindi con un mockup facciamo qualcosa di più astratto che vale per tutti, mentre invece con il wireframe andiamo a utilizzare gli elementi propri del sistema su cui stiamo progettando. Oppure possiamo andare a fare dei prototipi di carta. Questi sono molto utili nel contesto delle applicazioni mobili. Paper prototypes, quindi fare una sorta di telefono e andare a fare le varie schermate dei pezzi di carta, sono molto utilizzati. Oppure potremmo andare a fare dei PowerPoint con già delle interfacce che è possibile cliccare. Oppure potremmo fare dei PDF con dei bottoni cliccabili che cliccando sul bottone apriamo un'altra pagina del PDF e quindi abbiamo la sensazione di utilizzare l'interfaccia che stiamo progettando. Vedete che esistono per questi sistemi già degli stencil, quindi se io per esempio voglio andare a progettare questi sistemi e noi utilizzeremo proprio un qualcosa di questo tipo nei laboratori nelle prossime settimane, noi andremo a utilizzare un tool che simula, diciamo, gli elementi di un browser, di un telefono, eccetera, e poi una volta esportati ci produrrà dei PDF che noi andremo a cliccare e ci darà proprio l'idea di quello che noi delle interazioni che noi andremo a fare con il sistema. Se noi dovessimo definire qual è la grammatica che è propria dell'interfaccia grafica, allora noi dobbiamo avere l'information architecture, quindi come l'informazione è organizzata all'interno della nostra pagina. Abbiamo qualcosa di layout, quindi come organizzare gli spazi, dare un valore ad ogni spazio, quindi deve avere un valore informativo, quindi ogni parte, ogni spazio della mia pagina deve avere un significato e deve avere un certo valore funzionale, quindi devo capire che cosa mi dice e a cosa serve. Poi possiamo avere l'interazione, quindi l'interazione sono le tecniche che io offro per poter interagire con i dati e poi quali sono i widget che devono essere utilizzati. I widget che possono essere, quindi possono essere dei campi di testo, dei bottoni, eccetera, no? Quindi i widget mi dicono che cosa l'utente può fare, quindi avremo ad esempio delle etichette, delle immagini se bisogna vedere o visualizzare delle informazioni, avremo delle liste, tabelle, grafici se vogliamo analizzare, testi, numeri, date se vogliamo inserire, eccetera, eccetera. Invece per controllare qualche cosa, qualche informazione, noi possiamo avere dei bottoni, possiamo avere dei testi, possiamo avere dei radio button, checkbox, list box e combo box. Quindi radio button sono quei bottoni che possiamo selezionare, checkbox sono le classiche spunte che noi possiamo usare per selezionare dei dati, list box se dobbiamo selezionare delle informazioni relative a una certa lista, oppure delle combo box, quindi della risposta multipla. E quindi vedete che, come raccontavo prima, ci sono dei widget propri per ogni sistema operativo. Ora, questi sono abbastanza vecchi, quindi per esempio in Java, Windows XP, la prima versione di iOS, quindi abbiamo questi dispositivi, però questi evolvono con il tempo, però il loro significato è sempre lo stesso. La differenza è che se progettiamo un wireframe, molto probabilmente
più senso farlo con le versioni dei widget più aggiornate per dare l'idea di un qualcosa di più nuovo. Però di fatto non è così fondamentale avere le nuovissime versioni dei widget se noi stiamo facendo un mockup e non un wireframe. Quindi noi faremo dei mockup, quindi non andremo a preoccuparci molto delle versioni dei nostri widget. E infine abbiamo delle design guideline per la produzione dei mockup. Quindi questo ci interessa da vicino perché i prossimi laboratori, nelle prossime settimane, riguarderanno proprio questo argomento. Quindi noi abbiamo dei tipi di controllo che devono essere utilizzati se c'è un determinato task da effettuare. Quindi voi sarete valutati in caso di esercizio all'esame di che tipologia di controllo avrete usato per gestire una determinata situazione. Quindi se io devo avere una selezione che è mutualmente esclusiva, allora dovrò usare dei radio button. Se invece avrò un qualcosa che non deve essere, devo selezionare un qualcosa di non mutualmente esclusivo, allora dovrò utilizzare delle checkbox. Oppure se devo settare un valore all'interno di un range, dovrò usare uno spin button. Quindi praticamente significa quegli slider a destra e a sinistra. Quindi per esempio il volume, devo selezionare il volume, allora utilizzerò uno slider che va all'alto, al basso, a destra e a sinistra. Attraverso questo sito avrete una sorta di blog dove che potete seguire, perché si parla spesso di tutte le innovazioni nella progettazione di interfacce grafiche. E qui avete poi un elenco approfondito con a volte degli esempi su cosa dovete utilizzare in determinate situazioni. Quindi, ad esempio, se io devo andare a inserire delle informazioni, ma non devo mai inserire a mano delle informazioni, quindi devo solo selezionare delle informazioni predefinite, allora dovrò usare un drop-down, uno drop-down, un pop-up, una lista. Quindi andare a capire qual è l'obiettivo e utilizzare ovviamente il widget più importante. Quindi, ad esempio, se devo selezionare una palette, una scala di grigi, quindi qual è di colori, quindi devo selezionare solo alcune, una palette in questo caso potrebbe essere sufficiente. Se devo andare a selezionare un giorno del mese, avrò una situazione di questo tipo, perché non è che mi devo inventare un giorno nuovo, sono già predefiniti, devo solo selezionarne uno. Se io ho un'informazione che deve essere, non so, ad esempio, quanta parte di schermo avrò disponibile, quindi non ho la possibilità di farmi uscire una serie di valori di qui, perché potrei non avere abbastanza schermo, potrei usare una spin box e quindi questo valore lo posso andare ad incrementare o decrementare. Mentre invece se ho più spazio posso anche far apparire qualcosa di questo tipo. E così via. Quindi qua ci sono un po' di esempi con la possibile scelta che potete andare a fare. Quindi possiamo anche fare un'azione di grouping di informazioni. Quindi, per esempio, se una serie di selezioni sono relative allo stesso argomento, io posso decidere di circondarle da un rettangolo, perché così faccio capire all'utente che, ad esempio, questo documento è rappresentato dalla selezione di queste informazioni. Se io devo definire le informazioni dell'autore, allora devo mettere il nome e il suo numero di telefono. Cioè, quindi faccio capire che effettivamente il telefono e il nome sono collegati delle informazioni che definiscono l'autore. Poi posso, tramite dei mockup, andare a definire il layout, quindi come dispongo gli schermi. Quindi questo è molto importante perché visivamente è quello che l'utente vede, che l'utente percepisce nella gestione, diciamo, del sistema. Quindi lui apre, vede e quindi è il colpo d'occhio, quindi il layout è fondamentale. Quindi, che differenza c'è tra i casi d'uso che abbiamo fatto finora e i mockup che poi faremo tra qualche giorno? Beh, allora, i casi d'uso normalmente descrivono dei botta e risposta attraverso sistema utente. Quindi,
Sistema utente, informazioni da mostrare, quindi per esempio cosa l'utente deve leggere e scrivere, oppure un set di controlli interattivi, quindi un insieme di controlli interattivi. Mentre invece quanto riguarda utente a sistema, che dati specifici devono essere forniti dall'utente a sistema? Quindi di fatto questo è quello che noi definiamo con i casi d'uso. Quindi non andiamo a pensare già alla nostra interfaccia, ma ipotizziamo una schermata non meglio definita e andiamo a capire quali sono le informazioni che entrano e escono dal sistema. Mentre invece con i mockup vado a definire degli elementi dell'interfaccia grafica che devono essere consistenti con i dati che ho definito qui e poi vado a posizionare gli elementi in maniera corretta cercando di massimizzarne l'usabilità. Quindi quello che voglio fare io è prendo queste informazioni, scelgo i controlli più corretti e poi li dispongo in maniera corretta sullo schermo. Qualche esempio, quindi se io volessi fare un sistema per la vendita per un'agenzia, diciamo, di viaggi, allora io cosa avrò? Avrò un'interfaccia grafica che mi consente di avere l'elenco dei miei clienti oppure posso creare un nuovo cliente. Mentre invece con i viaggi, allora posso andare a selezionare per location, per mezzi, per accompagnatori, eccetera. Quindi questo potrebbe essere un esempio di interfaccia, quindi qui devo andare a selezionare i clienti. Quindi questa ho una lista di clienti. Qui posso andare a selezionare per cognome e quindi andare a prendere le persone che per esempio iniziano con la lettera G e quindi poi se io clicco sulla persona vado a vedere il dettaglio. Poi posso invece andare a vedere i viaggi degli utenti e quindi ho una finestra con una vetrina di viaggi e io posso selezionarne uno, cliccare per poter vedere le informazioni e vedere quando questo viaggio è organizzato. Oppure, se voglio definire un po' più nel dettaglio quale sarà il look and feel, quindi come sarà effettivamente la mia interfaccia, posso fare qualcosa del genere. Quindi, a differenza di questa, che è molto schematica di alto livello, quindi è ciò che faremo poi noi nel corso, possiamo anche muoverci, spingerci oltre e andare a fare una sorta di pagina finta che però il suo obiettivo è quello di fornire un'idea sul suo layout, sulla sua parte grafica. Ok? Quindi poi possiamo avere diversi pattern di progettazione, quindi possiamo fare dei menu di navigazione, quindi per esempio i menu laterali, possiamo avere dei login, registrazione che sono abbastanza comuni, sempre uguali. Possiamo capire come gestire le ricerche ed eventualmente i risultati, possiamo fare lo scrolling della pagina, possiamo definire dei date picker, dei data input, delle call for action. Quindi diciamo che avremo modo di approfondire tutti questi dettagli, comunque a voi deve importare il fatto che quando io vado a definire un mockup, il mockup deve essere consistente con i casi d'uso. Quindi le informazioni gestite dal mio mockup devono essere le stesse che io ho identificato nei casi d'uso e io devo definire quali sono i widget che consentono di manipolare correttamente quel tipo di informazioni. Quindi l'errore nasce nella scelta di un widget sbagliato per il tipo di informazioni che io devo processare. Comunque nelle prossime lezioni, a partire dalla prossima settimana, cominceremo a vedere quale tipo di tool noi utilizziamo per andare a creare i mockup e quindi poi andremo a vedere, sempre partendo dai nostri esercizi, quindi come farli evolvere, quindi come aggiungere la parte di mockup, quindi partendo da tutti gli altri elementi che abbiamo creato finora, quindi dal class diagram al business process, quindi al BPMN. Poi siamo passati ai casi d'uso con la loro narrativa e quindi adesso andremo ad aggiungere un mockup. Quindi ci vediamo in aula lunedì.